siti web, tra cui Wikipedia.org. Programma, di genere talk show, iniziò il 16 settembre 1996 e andava in onda, in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14.10 alle 15.30. Nasce come versione adulta del precedente talk show di Maria De Filippi, Amici. Se infatti ad Amici venivano affrontati temi e problematiche giovanili, a Uomini e Donne si affrontavano invece problemi coniugali e familiari di una coppia, o di una ex coppia, quali la separazione, il rapporto, ed i problemi con i figli, i problemi sul lavoro e la loro ripercussione sulla vita coniugale, le difficoltà nell'intimità, e quelle dovute alla routine di tutti i giorni, i tradimenti, l'invadenza dei suoceri, gli alimenti non dati e altri ancora. Le storie erano commentate dal pubblico in studio, inizialmente diviso in una platea di 40 uomini ed un'altra di 40 donne. Da qui il titolo della trasmissione, alcune presenze fisse ed altri diversi di puntata in puntata, che interagiva e si confrontava con gli ospiti della puntata, con la conduttrice che svolgeva la funzione di moderatrice del dibattito tra il pubblico ed i protagonisti. Tali protagonisti erano diversi per ogni puntata. In rari casi alcuni rimanevano anche per più puntate, oppure venivano successivamente richiamati, per vedere come si erano evolute le varie situazioni. Come ben ricordano gli appassionati del programma, Aurora sul finire dell'edizione che la vista protagonista ha vissuto dei momenti forti al centro studio, decidendo poi di abbandonare il programma. Ora, stando alle anticipazioni che circolano sul web, la dama sarebbe pronta a tornare e a cercare l'anima gemella. La tropea, proprio in virtù di questo presunto ritorno in studio, è l'assoluta protagonista del gossip negli ultimi giorni. Ma non è la sola ragione. Nel corso di una recente intervista, Aurora ha raccontato cosa le è accaduto in questi 2 anni lontani dallo studio di Uomini e Donne. E, in tanti sono rimasti di stucco. Aurora ha infatti rivelato di aver subito un lutto gravissimo. La sua amata zia è venuta a mancare provocando in lei forte dolore. La dama ha poi fatto i conti con il rischio di perdere la sua amatissima mamma. Infatti la donna ha subito un incidente. Ed è viva per miracolo. Ma la cosa che più di tutte ha lasciato i fan di Aurora senza fiato è stata la scoperta del suo tumore. La dama ha infatti rivelato di aver capito per puro caso di avere una malattia. Mia cugina, a cui sono molto legata, si è tolta una cisti sul sopracciglio e hanno scoperto che era in realtà un tumore molto aggressivo. Così ho deciso anche io di farmi controllare. Ho fatto una mappatura dei nei, esame che consiglio di fare a tutti. E di conseguenza me ne hanno tolto uno. Con l'istologico è venuto fuori che si trattava di un tumore maligno che si era ramificato. Se non mi fossi fatta controllare in tempo avrei probabilmente perso la gamba.